Allora, mi trovo qui al parcheggio dell'Oasi di Tolentino. Adesso lo faccio vedere un attimo, mi toglio la cintura. Non c'ho niente né da bere né da mangiare, perché già ho mangiato prima. Ho portato su a casa mio figlio, che sta qui a 30 km di distanza da qui. E io mi fermo venendo giù, sempre qui in questo parcheggio, perché c'è la luce e posso fare le registrazioni. Adesso ti faccio vedere, prima della recita del Santo Rosario, ti faccio vedere che gioco che c'è nell'ovetto Kinder. Guarda, guarda che roba. Il Kinder sorpresa. Cioè tutti i giochi plastiche stampate, che non servono proprio a niente, non ci gioca nessuno. Guarda un po'. Guarda. Raffigura un personaggio immaginario, un pupazzetto con le cuffie, una plastica con il volto sorridente, i denti in fuori, gli occhi larghi, le gambette, guarda, una stella, e poi questo qui si deve attaccare, è 4-5 pezzi componenti che si deve attaccare tra di loro, plastiche che mio figlio ogni volta che apre l'ovo mangia la cioccolata e butta via il regalo. Quindi voglio dire, no? Mio figlio, come tutti i bambini, la maggior parte dei bambini di oggi, buttene via questa sorpresa che c'è dentro l'ovo. Quindi, cosa vuol dire? Che le sorprese degli ovi fanno schifo. Ma io mi domando e dicono, negli anni 80 c'era tutte macchinette, i pulmini delle moniche a carica a presa diretta con quella elichetta dentro de ferro con l'ingranaggio, che c'era proprio il motore, gli davi la spinta e camminava. C'era le macchinette, c'era i pulmini, c'era le curiere, così. Era bellissimi i giochi quella volta. Dopo c'erano i pupazzetti dei puffi. Questi sono pupazzetti immaginari, che anche i puffi immaginari, però questi pupazzetti qui è tipo astratti, tutte robe de diavolo, tutte robe che non ci si fa niente, tutta plastica inutile, proprio inutile. Risorse del pianeta sfornate per niente, perché i bambini li buttano via tutti. Allora io dico, no, se mi sta a guardare qualchidù della Kinder, pusta che non potete fare qualche gioco più bello, più opportuno come negli anni 80. Andate a guardare i cosi, i fascicoli degli anni 80, quanti giochi carini che c'erano i Uetti Kinder. A parte che c'è sempre involucri di plastica che non servono a niente, involucri di plastica. C'era tanto bello alluminio. L'alluminio inquinava di meno, invece la plastica, tutto un continuo, tutta plastica. Non era meglio come fa l'Amway Corporation, la multinazionale, che ci mette i recipienti anche di detersivi organici di carrube? Oppure di canapa, carrube o canapa, sono organici al 100%, se poi le ne pure magna volendo. Io questa qui, la plastica, non me la posso magna. Guarda, adesso ho fame anche se ho cenato stasera. Io ho fame. Se io questo qui era di carrube, me lo magnavo. Se era dell'Amway Corporation, invece questa è plastica da buttare via. Non serve a niente queste robe qui, sti gingilli qui. Serve solo a spendere i soldi inutilmente. A sto punto la Kinder, invece da metterci tutti questi regaletti qui da buttare via, tutta questa plastica da buttare via, ci mette più cioccolata e basta. Compri l'uovo Kinder per mangiare la cioccolata. La mette spessa così, io se comandavo mettevo più cioccolata e basta. Senza regalo. Però che uovo Kinder è? Che uovo a sorpresa è? Se non c'è regalo. Se duri a mettere delle cose anni 80. Pustà! Pustà, io dico, che poi deve andare avanti tutto così. Tutta mercanzia al macero, allo sfascio, all'inutile proprio. I bambini non guardano niente, si giocattoli brutti, schifosi. Ecco, detto questo, adesso ecco, guarda, oh. Vedi? Ho sbadiato, me si porta via i diavoli. Adesso è uscito fuori un diavolo perché gli dà molto fastidio la corona del rosario.
anche a te, te metti avanti oppure stacchi direttamente la registrazione quando sei arrivato qui o sei arrivata. Adesso la maggior parte le donne, dopo gli uomini, sì, la maggioranza di coloro che mi seguono è uomini posseduti, però la minoranza è donne, e le donne sappiamo bene, e vabbè, tutti e due, ambe le parti, che la maggioranza delle donne stanno nelle sette sataniche per fare le orge, per far piacere a sti drogati posseduti e delinquenti. Però, oh, la stragrande maggioranza sì, stanno in queste congregazioni occulte, ma però la minoranza no. Quindi noi ringraziamo all'energia d'amore che non ci sono tutti e coinvolti, tutte incroci contro incroci, non è tutti coinvolti, non staranno tutti in tele sette sataniche, sa. Però la maggioranza purtroppo sì. Vedemo po' la moda, che la maggior parte della gioventù oggi sembra scappata dalla stessa pressa, pressate nella stessa maniera, tutte vestite di nero, tutte vestite di trucco scuro, degli occhi per fa le tamarre, per fa scena, tutte vestite dello stesso stampo, stessi vestiti per fa sessualità, per attrarre l'attenzione sessuale per l'oggetto che si ritrovano in loro stessi, perché tanto il corpo ormai è diventato solo un oggetto di scolo, di sborra, eh? Perché tanto, voglio dire, no, cos'è diventati gli oggetti? Oggetti del largo consumo, e queste cose gravi un bel po', eh? Voglio dire, i corpi sono tempio dello Spirito Santo, del Padre Celeste, che ci ha creati per amarci reciprocamente, invece è diventato un cesso per gli scarichi di sborra. Porca miseria, che realtà, oggetti di largo consumo, porca miseria. Sono dato acqua fanne, tutte uguali, la maggior parte delle donne tutte uguali, gli uomini, la maggioranza di essi, tutti uguali per rendersi belli per le tamarre, tamarri e tamarre, un mondo di tamarri e tamarre. Come può andare avanti un pianeta così, con questa generazione così? Come può andare avanti? Te, me poi di che vita te può fare? Adesso io mi rivolgo a una donna, però le donne nel mio canale mi seguono. E il 3% su 100 uomini, 3 donne mi seguono. Adesso, dopo quello che dirò, non mi seguiranno neanche quelle 3 donne lì, scommetto. Però a me non mi interessa. Allora te voglio dire, no, a te donna, un uomo con un mascello di tatuaggi di diavoli addosso, croci per traverso, cresta, capelli rasati, setta satanica e bestemmia rotta de collo ad alta voce, ingrati, che trattene male, e gli danno le bastonate, le porte niente le orge. Voglio dire, che futuro c'è posta con una persona del genere vicino? Ma me lo dici te? Me puoi dare una risposta? Adè, eventualmente qualcuno che non va ancora nella congregazione occulta, no? Te immagina una persona piena di tatuaggi, oppure diciamo parzialmente di tatuaggi di diavoli addosso, se dice l'abito non fa il monaco. D'accordo, perché ci può essere anche qualcuno che è pieno di tatuaggi eppure è meglio di quelli che non ce l'ha. È meglio perché si è convertito e all'energia cosmica d'amore. D'accordo, ci può essere pure quelli lì, ce n'è tanti di quelli lì, se convertiti, ben venga. Però io te voglio dire, adesso fammi un esempio su questo fatto qui. Che futuro, allora, un uomo, te voglio dire, no, a te donna, un uomo che bestemmia dalla mattina alla sera, imprega a Dio e alla Madonnina, quindi si fa beffe dell'amore, va avanti con l'arroganza,
va avanti con la cattiveria, con la vanità, con la falsità, con l'inganno, con la tenebra, cioè, e con l'ingratitudine contro l'ambiente, contro la coppia, contro la persona che sta vicino. Che futuro può dare di amore a una persona che sta al proprio fianco? Che futuro gli può dare? Me lo dici te? Riflettiamo insieme. Che futuro può dare un grandò, un superbo, un uomo che bestemmia dalla mattina alla sera, fuma rotta de collo, se incanna dalla mattina alla sera, se droga tutto un continuo, ingrato contro tutti, parole cattive, dispreciative, un mascello de bestemmie in pregazio, rotti in faccia. Che futuro può dare d'amore? Che famiglia se può fare con l'essere lì? Me lo dici te? Non c'è futuro per una generazione del genere. Quindi, oppure una donna che bestemmia a Dio e alla Madonna, che fuma dalla mattina alla sera, fuma pure de notte, perché la maggior parte di chi è che bestemmia de notte, le donne stanno entre le sette sataniche, quindi bestemmine, ovvio, non polene di grazie Gesù. Bestemmine a Dio e alla Madonnina. Fumene a rotta de collo, se droghene, se embriaghene, e le soliti vizi dopo le orgie, contro orgie, egoismo. Voglio dire, no? Che futuro te può dare una donna del genere? Che se prostituisce, locali notturni, de prostituzione totale, continua, continuativa. Dietro a diavoli incarnati che se fanno beffe di Dio, che futuro ci può sta con una persona del genere? Che futuro ci può... Adesso io mi rivolgo alle donne, no? Che futuro ci potete avere con un uomo così che prega, bestemmia a rotta de collo? Può essere impalestrato quanto te pare, può essere grosso, grandò, superbo, va contro Dio, allora te senti protetta. Ti senti protetta, la protezione, oh, questo va contro Dio, allora mi sento protetta. Che futuro te può fa? Che te può dà? Se fai un figlio, quello che bestemmia rotta di collo, cosa cazzo gli impara il proprio figlio? A rispettare la natura, l'ambiente che lo circonda? Gli impara la violenza, la cattiveria, l'odio e l'indifferenza, gli impara andando alla setta satanica. Che futuro ce può avere persone del genere? Che generazione è questa qui? Mancante di sentimenti, di valori, che fanno uso del corpo come un oggetto di scarico, di sborra, un oggetto di scherno, invece da tutelare il proprio corpo come tempio dello Spirito Santo, della creazione d'amore, il tempio di Dio. Il nostro corpo non è solo il tempio edificio dove c'è il tabernacolo che dimora l'Eucaristia, Gesù presente in tutti i tabernacoli consacrati ancora del pianeta Terra. Gesù presente. Quindi che futuro, io mi domando e dico, no? Chi è che mi sta a seguire? Io vorrei una risposta. Se è una donna, se te sei una donna, ma poi risponde, che futuro c'è? Te può dare un futuro buono e bello un uomo che bestemmia dalla mattina alla sera, se droga e c'ha un'ingratitudine contro l'ambiente, butta i pacchetti di sigarette per terra, bestemmia a Dio forte e urla e imprega e poi anche tratta male la gente che sta vicino, con una maleducazione allucinante, tremenda, può dare un futuro a una donna? E la donna? Per un uomo, no? Adè, gli uomini, parlo agli uomini. Ci può essere un futuro con una donna che è una troia? Ci può essere un futuro con una donna che è una tamarra, che è uguale a troia? La stessa identica cosa. Una donna tamarra,
si veste alla moda, si droga, bestemmia Dio, alla Madonnina, si fa beffe di Dio, si sbudella tutto il corpo senza minimo pudore, vanità totale, ingratitudine, indifferenza, odio, e poi contro l'ambiente tutto per terra, il pacchetto di sigarette, ma porco, porca bestemmia, alla mattina si sveglia invece da dire grazie Gesù che mi hai fatto così bella esteriormente, donami la grazia da riempirmi di te così mi riempo di bellezza anche interiore. Invece da dire così dice porco, porca, porco, porca, dopo comincia a fumare rotta di collo, si mette in la finestra sempre a pecorina perché lo spetta. Aspetta i cazzi finti, un macello. Voglio dire, no? Te può dare un futuro una donna del genere? Che bestemmia dalla mattina alla sera, tamarra, fuma a rotta de collo. Che cazzo gli può insegnare un figlio? Ha una famiglia? Niente, non c'è più famiglia. C'ha il ca, c'hanno i ca. Il futuro ormai i figli e i ca. Il cane è a posto del bambino, del figlio. Pensa che macello degenerazione. La maggior parte delle donne c'ha un can maschio per trombà col ca. La maggior parte dei uomini, siccome è stati traditi, allora piene una cagna per inchiappettasse la cagna. Porca miseria, che generazione! Che schifo! Quanto me fa schifo! È terribile sta generazione! Ma che futuro ci può dare una donna che bestemmia dalla mattina alla sera, alla notte specialmente, e vante le sette sataniche? Se prostituisce il corpo, se sbudella tutto il corpo, se droga rotta de collo, bestemmia ad alta voce, porco, porca, porco, porca! Una volta erano gli uomini che bestemmiavano come i dannati, adesso è più le donne che gli uomini. Che schifo! E poi fumene tu! Oh, il 99% della gente si droga, perché non riesce ne più a comprendere quanto siano amati dal pianeta Terra e dall'energia cosmica d'amore. Non comprendono un cazzo e se drogano a rotta de collo, bestemmiando a Dio e la Madonnina. Porca miseria, che merda! Dopo c'hanno il fiato che gli impesta de fradio. E se nasconde ne andà a fumare rotta di collo con le cazzo de canne che parene tutti i cazzi finti, tutti gli alberi della vita, tutto un continuo, dopo le bocche a paper, le bocche diventa i paperi così, così, poi scappa fuori la lingua come i serpenti a sonagli. Le donne fumano a rotta de collo, tutto un continuo così, i polmoni marci, i denti tutti fradici da fa tutti nuovi, tutte bugate de piercing per attirare l'attenzione nel sesso. Porca miseria, che merda! È peggio de Sodoma e Gomorra sa generazione de diavoli e diavole. Ma ci riflettiamo un tantinì che futuro ci può da una donna che bestemmia dalla mattina alla sera e scopa rotta de collo con tutti. E poi pure de notte. E gli uomini la stessa identica cosa. Tradiscene tutto un continuo, scopene qui, scopene là, pare chissà cosa fanno. Alla fine tutti incapaci, con l'albero della vita così. Dopo la donna se stufa va con altro. E c'ha gli alberi della vita più lunghi. Io ho visto acqua fanne che la maggior parte delle donne italiane stanno con quelli di colore, che hanno l'albero della vita più lungo. Più sono dotati e più ci stanno. Non è che ci stanno per amore.
per un amore reciproco, no, solo per il corpo. Dopo, se il corpo pia un colpo secco, un te l'albero della vita, come fa? Va con un altro. Non ci sta per amore. Che merda! E poi dopo c'è pure da dire che nelle coppie c'è sempre la stanchezza. Dopo un po' tutti i locali, locali contro locali, non andiamo oggi, andiamo a bere, andiamo a bere là, andiamo qui, andiamo là, andiamo su, andiamo giù. Dopo, quando ci andati mille volte in tutti i locali dappertutto, se stofene. Dopo cercane annantro o annantra, la donna cerca annantro, l'uomo cerca annantra. O dopo, in alcuni casi, la donna cerca una donna perché si è stufata di tutti gli uomini che ci ha avuto tutta la vita. Ci hanno avuto 100 miliardi di uomini pervertiti, sessuali, dopo diventa lesbica. È ovvio. E la stessa cosa per l'uomo. Mille donne zozze, gnocche e tutto, bestemmiatrici a rotta di collo, drugate, possedute, un macello, dopo diventa tutti fenocchi. Che ma è meglio stare da soli, è meglio, guarda come fu io, è meglio stare da per sé che per tre. Non lo so, guarda, non lo so, non lo so più cosa dire, guarda. Sta generazione, io penso che è proprio, non c'è più, non c'è rimasto più niente nella generazione odierna. Perché il 99% delle donne di oggi e stanno in dei locali notturni a prostituirsi. L'altra minoranza, lo sento, stanno in delle sette sataniche a fare le orgie. E una minoranza ancora fanno le prostitute per strada. Però non è tutte così. Gli uomini cosa fanno? Aumentano la prostituzione, aumentano il disagio nelle coppie, perché tradiscene tutto un continuo, diventene fenocchi. Se svolta la medaglia della orecchia, gli pizzica le orecchie. Ma c'è, è un mar merda, è una merda sta generazione. Allora adesso siamo giunti a conclusione, e la conclusione di tutto che cos'è? La purificazione della terra. Che bello, che soddisfazione. Oh, il pianeta adesso coi quattro elementi si come fa un cavallo, no? Il cavallo, quando è imbizzarrito, cosa fa? Se muove le zampe, se muove tutto, non riesce a stargli sopra. La stessa cosa la terra. La generazione non riuscirà a stargli più sopra. E la terra ribelle si ribellerà alle pedine del demonio. Alle creature che bestemmiene tutto un continuo, se droghene tutto un continuo e trombene a rotta de collo senza amore, con l'egoismo puro, totale. Puttane, troie, zozzi, fenocchi, diavoli, demoni incarnati e tutto senza via di fuga. Non ci sarà più nessuna via di fuga. E la purificazione adesso sarà parziale, ma presto sarà totale. Dopo si dirà: oh, col matto di Matteo Montesi c'aveva ragione. C'aveva ragione col matto di Matteo Montesi, fino a che ci sarà le purificazioni parziali, che ci avranno scampo ancora, però ancora per poco. Ci sarà scampo in queste purificazioni parziali. Ancora per poco, signori e signore. Quando ci sarà la purificazione totale, tante creature avranno compreso e si saranno convertite a Gesù, perché è l'unica nostra, unica salvezza. E quando si saranno convertite a Gesù, nelle purificazioni parziali, in vari luoghi, ci sarà delle purificazioni molto importanti. Non è niente il terremoto nella provincia del Maceratese, niente al confronto delle purificazioni parziali.
Allora diranno: col matto de Matteo Montesi c'aveva ragione, che dovevo affidarmi a Gesù. Prima mi sono affidata a Satana, al demonio, oppure io mi sono affidato al demonio. Allora diranno così: c'avevi ragione, Matteo Montesi, che io ti ho trattato sempre da pezza da piede di merda, e come un una, cos'è che mi dicevano? Sei un parassita, mi dicevano a me. Ma i parassiti saranno distrutti, saranno annientati dalla terra ribelle. Che bello! Pappappero, dopo vediamo chi saranno i parassiti. Vediamo chi sono i parassiti. Te lo dico fin da adesso, i parassiti, i veri parassiti per il pianeta, che non sopporterà più l'intromissione dei parassiti, li farà volar via. E la terra sarà purificata. E questi parassiti sono coloro che bestemmiano a rotta de collo, si prostituiscono il corpo nell'egoismo totale, si sono affidati o affidate a Satana e moriranno in eterno nel fuoco totale dell'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti. E non ci sarà più nessuna più speranza di salvezza. Quindi i tamarri, le tamarre, i bestemmiatori incalliti, le bestemmiatrici incalliti, e coloro che non si pentiranno della vita odierna parassitaria contro l'amore che stanno facendo, coloro che non si pentono, coloro che non si pentiranno saranno distrutti. Ma l'amore misericordioso dell'energia creatrice d'amore avrà misericordia su coloro che si pentiranno e si convertiranno a Gesù. Fin da adesso. Quindi noi affidiamoci a Gesù, consacriamoci a Lui, chiedendo intercessione potente a Mamma Maria, che ci liberi dalla dannazione eterna dell'anima e del corpo. Chiediamo la grazia a Gesù di donarci la salvezza e la consapevolezza del suo amore, e che lui è l'unica nostra, unica e sola liberazione dal male e la nostra salvezza, ovviamente. Affidiamoci a lui, consacriamoci a lui, che è l'intelligenza cosmica che ci ha creato tutti, che si è incarnata per noi in Gesù, sotto forma di Gesù. Gesù, ti affido la mia vita a te, consacrami a te, mi consacro a te, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre, amen. Adesso andiamo a procedere con la recitazione di questa arma potente contro il demonio. Non è una religione. Il rosario ce l'ha donato Gesù e Maria, e Dio non è religione. Io non professo una religione. Non ho mai professato una religione, ma ho cercato in ogni modo possibile da far prendere consapevolezza dell'energia cosmica d'amore, di quanto siamo amati, di questa follia d'amore che siamo amati dall'ecosistema, dal pianeta Terra. Ovviamente il pianeta Terra accetta coloro che lo amano. Per adesso hanno accettato il pianeta Terra, ancora accetta coloro che non ama il pianeta Terra, ma presto non saranno più accettati. Coloro che non accettano e non rispettano il pianeta Terra non rispetterà e non accetterà più a loro, perché questi sono i veri parassiti, coloro che si affidano al demonio, coloro che stanno nelle sette sataniche, coloro che creano malessere, coloro che creano riti satanici occulti, coloro che creano incantesimi, coloro che fanno i riti occulti per il portare il male agli altri. Questi saranno distrutti, saranno annientati. Quindi, questi però, coloro che si pentiranno
nelle purificazioni parziali che avranno ancora la possibilità di parlare e muoversi e fare qualunque attività motoria, avranno l'energia di convertirsi e avranno questa possibilità di conversione. Quindi per questi che si convertiranno, il Padre Celeste, che è amore infinito e misericordioso, ma non fesso, perché è giustizia vera, li perdonerà. Saranno perdonate e perdonati. Le creature che si stanno ancora affidando al demonio, se si pentono adesso e si convertono a Gesù, Gesù li salverà. Ma non si deve aspettare a Dumà quello che si può fare adesso per la salvezza dell'anima e del corpo. Non attendiamo a domani quello che possiamo fare adesso. Quindi adesso io mi accingo a recitare il Santo Rosario, a mitragliare l'inferno con l'arma contro il demonio, il rosario. Gesù e Maria, ti ricordo che ce l'ha donato il rosario, non ce l'ha donato una religione. Il rosario è un'arma, non è né una preghiera né religione, è un'arma a doppio taglio contro il demonio, contro Satana. Recitiamo il Santo Rosario e non abbiamo paura. Non dobbiamo avere timore né paura a combattere contro il demonio, perché la paura viene dal demonio. E se noi combattiamo contro il demonio, non ci dobbiamo avere paura, se no come famo a combatterlo? Chiediamo allora la grazia di farci scendere lo Spirito Santo di liberazione e guarigione contro ogni incantesimo occulto. Chiediamo a Gesù di liberarci da ogni attacco occulto e malefico. Liberaci, Gesù, per intercessione potente di Mamma Maria, Vergine beata, benedetta e immacolata. Diciamo insieme il Padre nostro e 10 proiettili contro il demonio, 10 Ave Maria, meditando i misteri della gloria, la resurrezione dalla morte, perché l'amore non ammette la morte, nell'amore non esiste la morte. Allora io mi domando e dico, no? Tutti coloro che fanno parte della congregazione occulta satanica, che stanno dietro ai demoni, io mi domando questo, no? Ma non capite che la vostra vita è una morte continua e sarà una morte eterna nell'anima e nel corpo? Non ci sarà nessuna speranza per voi di vivere? Perché cavolo campate allora in questa vita? Con Satana? Con il demonio? Che vita è? È una morte che la continuerete, una morte continuativa nell'aldilà, dove ci avrete pianto e stridore di denti in eterno, senza fine la disperazione con il demonio. Allora io dico, no, visto il fatto che il demonio vi porta e vi porterà la disperazione, la morte eterna e certa, senza nessuna possibilità di essere amati o amate e amare, come fate a stare ancora col demonio? Io non lo so, guarda, non lo so com'è possibile un'ignoranza del genere. Ignorate la morte eterna. Pensa quanto siete imbecilli. Pensa che ignoranza stupida, cretina. Per esempio la bestemmia è un'ignoranza totale. Il più ignorante di creatura del mondo bestemmia Dio. Anche se non crede in Dio, dice io non credo, ma bestemmia. Penso che imbecille, che cervello stupido. La creatura che bestemmia all'energia d'amore creatrice è un nulla. Al cospetto di Dio e del pianeta vale zero. Conta zero.
Le creature che si sono affidate tuttora ancora continuano imperterrite a affidarsi al demonio, a Satana, contano zero. Praticamente niente. Coloro invece che producono una vita di evoluzione evolutiva nel bene reciproco, che creano beneficio, ce la mettono tutta, allora valgono uno, perché si affidano all'amore e creano amore, non creano discordia, liti, ingratitudini e riti satanici, occulti, messe nere, orge, sbudellamenti del corpo, bestemmia rotta del collo, droghe contro droghe. Basta, 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 è saturo il pianeta di sta gente demoniaca, è saturo il pianeta dei demoni, de diavole, de diavolo, non se ne pole più de cattiveria, de odio, de prostituzione, de tutti si uomini pervertiti, donne zoccole, non se ne può più de tutti si sfruttamenti de persone, de tutte queste orge, immolazioni dei bambini, sfruttamenti dei bambini, bambine, violentate, violentati, stuprati, sbudellati in tele sette sataniche, dopo tocca andare su chi l'ha visto. Basta, non ne potemo più di questa generazione merda dei diavoli. Basta con questi diavoli. Mettiti in testa da scappare via da questi diavoli. Bastardi, scappate via da su mondo dei diavolacci. Io dico bastardi e bastarde, perché è una parola brutta, non bisognerebbe usarla, però significa coloro che sono stati o stati abbindolati a non credere ai genitori del cielo, perché non c'è solo i genitori ingrati della terra, bestemmiatori ingrati, bestemmiatori incalliti, fumatori, drugati, posseduti, genitori che bestemmiano a Dio forte ad alta voce, porco, porca, porco, porco, non gli ha insegnato un cazzo ai figli o alle figlie. Non c'è solo quelli dei genitori de merda, c'è i genitori del cielo, genitori che ci amano immensamente, dolci, d'amore pieno. È sublime, un amore che noi non possiamo immaginare quanto ci amano. Ste cose le dico solo io su YouTube e non è che me do le arie, nessuno c'ha coraggio compagno a me, apposta me chiudere sempre tutto un continuo il canale, si bastardi, se bastarde, troie zoccole delle sette sataniche, sti fenocchi se fanno inchiappettata tutti, si fenocchiacci. Che schifo, porca miseria, che generazione, bastardi, bastardi, che schifo degenera, quanto non mi piace più, quanto non mi piace, padre eterno, a parte che adesso è ora, è giunto il momento delle purificazioni, quindi non c'è bisogno manco da chiedere a Gesù da purificare, perché sta iniziando la purificazione, quindi è iniziata. È iniziati questi 7 anni di purificazione totale del pianeta Terra. E dobbiamo solo proteggerci da tutto ciò che capiterà presto, molto presto, capiterà delle purificazioni molto potenti in tanti luoghi, dei luoghi dove abitiamo, dove anche abiti tu, e se tu sei per il demonio sarai distrutto o distrutta. Papapero, papapero, allora affidiamoci a Gesù, che è l'unica nostra protezione. Il pianeta adesso si deve ripulire e da questi parassiti. Ah, che bello, che bello. Grazie Dio, Padre Eterno e Santo. Grazie. Grazie del pianeta che non sopporta più l'ingratitudine, non sopporta più le bestemmie contro di te, le calunnie, insulti. Gesù si è sacrificato per noi e tuttora
si sacrifica per noi e anche col suo sacrificio perpetuo che ha fatto per noi, l'uomo e la donna lo maledicono e ancora vanno in le sette sataniche. Porca miseria, che roba! Allora per questo il pianeta adesso si ribellerà. E già ha iniziato il suo processo di ribellione e di purificazione, di lavaggio, di doccia. Si deve fare la doccia prima del ritorno di Dio degli eserciti. Sta ritornando Dio dal cielo, ma non verrà per farsi ammazzare, verrà per liberare le creature che hanno creato benessere ed evolutivo nell'amore, che hanno amato e no che sono state ingrate e indifferenti. Verrà a proteggere queste persone, liberarle dal male e purificare il pianeta. E prima del suo ritorno, i quattro elementi purificheranno la terra con una doccia. Non solo l'acqua, ma anche il fuoco purificherà. Una doccia con il santo fuoco purificatore e divoratore per gli ingrati. Quindi attenzione, signori e signore, ancora sono qui a avvertirvi, pensa che grazia che ci avete, grazie su grazie avete ricevuto, tramite Dio che vi ha donato Matteo Montesi su YouTube, che io sono un mezzo, un intermezzo e uno strumento di consapevolezza alla conversione, per la conversione. E signori e signore, convertitevi a Gesù prima che sia troppo tardi. Iniziamo. La resurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Vedi, adesso ho una serie di sbadigli perché sono portati dalle messe nere, i malocchi, i riti satanici continui che mi stanno facendo, anche persone che conoscevo molto bene e volevo pure bene. Mi fanno i riti satanici occulti, pensa un po'. E dopo mi dicono di andarli a trovare. Mi dicono, te sei incontrato più con quello, con quella. Pensa tu che gente. Campene tra le nuvole. Tra le nuvole. L'ingenuità astuta del demonio. Tutte domande tra bocchette per vedere cosa rispondo io, per dal pan tra i denti, cazzi mia, i cazzi mia e mia, i cazzi tua e tua, a me non me può fregare di meno, come a te non te può fregare di meno di mia, però nello stesso tempo quanto pane de cauli mia ho fatto magnà nei tempi precedenti, non si sa quanto, ormai l'ho fatto, quello è acqua passata, il passato è passato. L'importante è che non si fa più adesso, perché io me l'ho capita troppo tardi da non esporre la mia vita privata ai bastardi, ai cani, ai porci. Ai cani non fa niente, i cani se possono convertire. I porci non lo so, forse anche loro. Tutti si potrebbero convertire, basta che prendano consapevolezza. Io mi auguro che tanti di quei porci bastardi che stanno lì, che mi hanno dato d'intendere che io ero un parassita, se possano convertire prima che sia troppo tardi per loro. Io mi auguro proprio che si possano convertire. Così gioiranno in paradiso e mi diranno: Matteo, c'avevi ragione, finalmente siamo in pace con noi stessi e siamo in un immenso amore totale e grazie a te ci siamo potuti convertire. Così io dopo avrei potuto salvare alcune anime.
perse nell'occultismo, della tenebra oscura, del ragno nero, dell'angelo nero, della tarantola nera, della stella nera, tutto nero, perché la tenebra è nera, senza luce, senza felicità, senza possibilità di gioia, di pace, di amore, niente, non c'è niente. Nella tenebra c'è solo odio, indifferenza, disperazione e morte eterna. Pensa, stridore di denti in eterno. Pensa tu che schifo, guarda, che schifo di generazione. Mamma mia, Gesù, aiutami tu, proteggimi, liberami da questa generazione bastardi. Padre nostro, liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dopo 10 proiettili contro il demonio, diciamo, una bomba a mano buttiamo all'inferno. Una bomba a mano che sarebbe il Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione in cielo di Gesù, anima e corpo. Gli angeli l'hanno prelevato e portato nella gloria di Dio Onnipotente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Stasera c'è la luna piena, no? Quindi stanotte fanno dei riti satanici, le sette sataniche, no? E orgie contro orgie, immolazioni, immazzamenti di animali, incrocifissati con i chiodi in delle zampette, nel legno. Pensa quante bastardi. E in più ammazzane pure i bambini, le bambine, le stuprene. Fanno le orgie, i sborene addosso a tutti. Che schifo, de fegene, piscene. Che schifo, madonna mia. Oh Gesù. Oh Gesù, a parte che adesso noi l'importante è che ci proteggiamo, ci convertiamo e ci affidiamo a Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco eterno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso siamo giunti alla terza decina dei misteri della gloria. Cosa contempliamo alla terza decina? Quando Gesù dal cielo mandò lo Spirito Santo di coraggio agli apostoli e mamma Maria per proclamare in tutto il mondo l'amore dell'energia cosmica del creato, che sarebbe l'intelligenza d'amore di Gesù. Quindi gli apostoli c'avevano paura, tanto se ne stavano chiusi dentro nel cenacolo con mamma Maria, in una stanza chiusi dentro a Gerusalemme. Io ci sono stato in quella stanza, però nel corso degli anni c'è state le guerre, contro guerre, è stata tutta modificata, quindi come se non avessi visto niente di quella volta. Però te voglio dire che ci sono stato. Quindi Gesù ha mandato il suo Spirito Santo e dopo gli apostoli non erano più impauriti, hanno aperto tutte le porte, spalancato, ognuno andava per il paese del suo, hanno proclamato Gesù in tutte le parti del mondo. Facciamo uguale, chiediamo a Gesù la grazia di comprendere il suo amore, di donarci la conversione del cuore a lui, così ci possiamo salvare. E chiediamogli di farci scendere lo Spirito Santo di liberazione e guarigione da ogni setta satanica occulta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Buttiamo la bomba a mano adesso, dai. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco eterno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria in cielo, anima e corpo. Quindi Gesù ha assunto la mamma sua in cielo, poi l'ha incoronata regina dell'universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco eterno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ed ora siamo giunti ai 10 proiettili ultimi contro il demonio, meditando il mistero della gloria, il quinto, che sarebbe
che Maria è stata incoronata da Dio regina dell'universo. Quindi chiediamo la sua potente intercessione che ci liberi da ogni attacco occulto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco eterno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Adesso diciamo un Padre nostro, Ave Maria, in gloria al Padre, per l'intenzione del Sommo Papa e per le nostre richieste che abbiamo domandato a Gesù, per intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco eterno. Eterno riposo, dona al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E adesso diciamo una frase salvifica, molto benefica per ognuno di noi, per la salvaguardia nostra e per chi è che ci sta vicino. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Io te saluto e mi raccomando, affidati a Gesù e distaccati immediatamente dal demonio, da Satana, causa e origine di ogni danno e male eterno, e pianto e stridore di denti e disperazione per sempre, la madre di tutti gli incubi. Invece, se ti affidi a Gesù fin da adesso e ti converti a Gesù, ci avrai la salvezza eterna, nella gioia, nella pace e nella vita eterna della felicità più totale. Pensa che bello. Ciao. Fine.